Eppur si muove. Conta ciò che si può contare, misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Dietro ogni problema c'è un'opportunità. La matematica è la lingua con cui Dio ha scritto l'universo. Nelle mie scoperte scientifiche ho appreso più col concorso della Divina Grazia che con i telescopi. Non ho mai incontrato un uomo così ignorante dal quale non abbia potuto imparare qualcosa. Se l'uomo non sapesse di matematica, non si eleverebbe di un sol palmo da terra. Tutte le verità sono facili da capire una volta che sono state rivelate. Il difficile è scoprirle. Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. Vicine e lontane, tutte le cose sono collegate, così che non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a agili occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri, né quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Infinita è la turba degli sciocchi, cioè di quelli che non sanno nulla. Assai sono quelli che sanno pochissimo di filosofia. Pochi sono quelli che ne sanno qualche piccola cosetta. Pochissimi quelli che ne sanno qualche particella. Un solo Dio è quello che la sa tutta. Se il discorrere circa un problema difficile fosse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno più sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi facessero più che un solo. Ma il discorrere è come il correre e non come il portare, ed un caval barbero solo correrà più che 100 frisoni. Per uno che voglia persuader cosa, se non falsa, almeno assai dubbiosa, di gran vantaggio è il potersi servire d'argomenti probabili, di congetture, d'esempi, di verosimili ed anco di sofismi, fortificandosi appresso e ben trincerandosi con testi chiari, con autorità d'altri filosofi, di naturalisti, di retorici e di storici. Ma quel ridursi alla severità di geometriche dimostrazioni è troppo pericoloso cimento per chi non le sa ben maneggiare. La differenza che è tra gli uomini e gli altri animali, per grandissima che ella sia, chi dicesse poter darsi poco di simile tra gli stessi uomini, forse non parlerebbe fuor di ragione. È proverbio vulgato che un solo uomo vaglia per mille, dove mille non vagliano per un solo. Tal differenza dipende dalle abilità diverse degli intelletti, il che io riduco all'essere o non essere filosofo.
poiché la filosofia, come alimento proprio di quelli, chi può nutrirsene, il separa in effetto dal comune esser del volgo, in più e men degno grado, come che sia vario tal nutrimento. Chi mira più alto si differenzia più altamente, e il volgersi al gran libro della natura, che è il proprio oggetto della filosofia, è il modo per alzar gli occhi. È temerità voler far giudice il nostro debolissimo discorso delle opere di Dio e chiamar vano o superfluo tutto quello dell'universo che non serve per noi. Estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che vogliono far la capacità umana misura di quanto possa e sappia operar la natura, dove che, all'incontro, e non è effetto alcuno in natura, per minimo che sia, all'intera cognizione del quale possano arrivare i più speculativi ingegni. Questa così vana presunzione di intendere il tutto non può aver principio da altro che dal non avere inteso mai nulla, perché quando altri avesse sperimentato una volta sola a intender perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come è fatto il sapere, conoscerebbe come dell'infinità delle altre conclusioni nessuna ne intende. Il tener la mira continuamente indirizzata verso lo scopo fa che il tiro va a ferir giusto. Questi che esaltano tanto l'incorruttibilità, l'inalterabilità, credo che si riducano a dir queste cose per il desiderio grande di campare assai e per il terrore che hanno della morte. E non considerano che quando gli uomini fossero immortali, a loro non toccava avvenire al mondo. Il lume del sole, mentre attrae quei vapori o riscalda quella pianta, gli attrae e la riscalda in modo come se altro non avesse che fare. Anzi, nel maturar quel grappolo d'uva, anzi pur quel granello solo, vi si applica che più efficacemente applicar non vi si potrebbe, quando il termine di tutti i suoi affari fosse la sola maturazione di quel grano. Il voler trattare le questioni naturali senza geometria è un tentar di fare quello che è impossibile ad esser fatto. Io ti domando, uomo sciocco, comprendi tu con l'immaginazione quella grandezza dell'universo, la quale tu giudichi poi essere troppo vasta? Se la comprendi, vorrai tu stimar che la tua apprensione si estenda più che la potenza divina? Vorrai tu dir di immaginarti cose maggiori di quelle che Dio possa operare? Ma se non la comprendi, perché vuoi apportar giudizio delle cose da te non capite? Le conclusioni vere hanno mille favorevoli rincontri che le confermano. Quando uno non sa la verità da per sé, è impossibile che altri gliene faccia sapere. Posso bene insegnarvi delle cose che non sono né vere né false, ma le vere, cioè le necessarie, cioè quelle che è impossibile ad essere altrimenti. Ogni mediocre discorso o le sa da sé o è impossibile che ei le sappia mai.
quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute, o un composto di cose o di parti delle cose altra volta vedute. Sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza fu quella di colui che si immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono nell'Indi, parlare a quelli che non sono ancora nati, né saranno se non di qua a 1000 e 10.000 anni? E con qual facilità? Con i vari accozzamenti di 20 caratteruzzi sopra una carta. Il dubitare in filosofia è padre dell'invenzione, facendo strada allo scoprimento del vero. L'autorità dell'opinione di mille nelle scienze non val per una scintilla di ragione di un solo. Nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare dall'autorità di luoghi delle scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie. L'intenzione dello Spirito Santo è essere di insegnarci come si vada al cielo e non come vada il cielo. Qualunque volta alcuno, nell'esporla, volesse fermarsi sempre nel nudo suono letterale, potrebbe, errando esso, far apparire nelle scritture non solo contraddizioni e proposizioni remote dal vero, ma gravi eresie e bestemmie ancora, poi che sarebbe necessario dare a Dio e piedi e mani e occhi, e non meno affetti corporali e umani, come d'ira, di pentimento, d'odio, e anco talvolta la dimenticanza delle cose passate e l'ignoranza delle future.